La puntata di Uomini e Donne è stata caratterizzata da tensioni e colpi di scena, lasciando la tronista Ida Platano e la conduttrice Maria De Filippi visibilmente sorprese e imbarazzate. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Tutto è iniziato quando la tronista ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione riguardo a Mario. Pare che il corteggiatore avesse recentemente contattato una ragazza, seguendola su Instagram e cercando di instaurare un rapporto più intimo. Ida ha affrontato Mario durante una discussione nei backstage del programma, chiedendogli di confessare se ci fossero altre donne nel suo panorama sentimentale. La situazione è esplosa durante un acceso confronto tra Ida Platano e il corteggiatore, culminando in un momento di tensione. Maria De Filippi, visibilmente imbarazzata, ha mostrato poi un'intervista esterna tra Ida e un altro corteggiatore, Sergio, dove i due sembravano particolarmente intimi. Questo ha portato Mario a decidere di abbandonare lo studio in modo repentino, catturando l'attenzione della conduttrice, decisamente stupita dalla fuga, e che ha chiesto a Ida Platano se fosse necessario fare qualcosa per fermare l'uomo. Tuttavia, la tronista ha preferito rimanere in studio e discutere dell'esterna con Sergio. La sorpresa non è finita qui, poiché Maria De Filippi ha fatto entrare nuovi corteggiatori per Ida, uno dei quali ha svelato di conoscere da tempo Mario, appena uscito dallo studio dopo aver visto l'esterna con Sergio. La tronista è stata colta di sorpresa e ha ricevuto una segnalazione riguardo al misterioso tatuaggio di Mario, aprendo una nuova prospettiva sulla situazione. Il caos e la tensione sembrano destinati a persistere nella prossima puntata di Uomini e Donne, mentre gli spettatori rimangono in attesa di ulteriori sviluppi sulla turbolenta storia sentimentale di Ida Platano. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.